È uscito il nuovo video che ho realizzato con Obi. Ti lascio il link in descrizione. Ciao Maker, quest'oggi parliamo di laser e di business. Infatti, tra le attrezzature più utilizzate per creare un business online sugli oggetti fai da te c'è proprio il laser. Magari non un giocattolo come questo, ma laser più potenti. E spesso vengono utilizzati per realizzare delle bomboniere. Infatti, tra i prodotti che si possono realizzare per poi commercializzare ci sono appunto le bomboniere, ed è un mercato veramente in crescita. Perché? Perché la gente non si accontenta più dell'oggetto semplice e classico, ma vuole sempre qualcosa di più particolare, qualcosa che magari ha visto in internet e lo vuole personalizzare. Per questo motivo molti si attrezzano con un laser potente, non come questo, e creano un business. Quest'oggi voglio andare a fare dei test per implementare la qualità di incisione di questo laser, ma allo stesso tempo andare a realizzare una bomboniera che mi è stata commissionata da un amico, da cui poi potrebbe nascerci un business. Ad ogni modo, non è quello il mio intento. Il mio intento è farvi capire quante possibilità ci sono. A tal proposito vi invito a guardare tutto questo video, perché alla fine potrete vederne un altro di video che vi farà vedere come ho realizzato poi quella bomboniera. Non lo vedrete nel canale, è un video a parte. Di conseguenza guardatevi tutto questo video per vedere poi l'altro. Una buona incisione si vede quando c'è un taglio preciso e non ci sono ombreggiature nei bordi. Le ombreggiature sono dovute da diversi fattori, possono essere il fumo o il troppo caldo nella superficie. A tal proposito va raffreddata la superficie. Laser professionali hanno un vero e proprio getto d'aria generato da un compressore. Nel mio caso non ha senso utilizzare un compressore come facevo in precedenza, in primis perché è rumoroso. E secondo motivo perché consuma molta corrente, probabilmente anche più del laser, e quindi cerco delle soluzioni alternative. Le soluzioni che adopererò in questo caso sono due. Il primo è una semplice ventola che con un oggetto stampato con la stampante 3D va a convogliare l'aria di questa ventola sulla superficie che viene incisa. L'altro test, beh, lo vedremo dopo. Bene, parto prima dal farvi vedere come è realizzato. Sono due pezzi che compongono questo sistema per raffreddare la superficie. Il primo è questo qui. Intanto io per questo oggetto devo ringraziare infinitamente Marco, che me l'ha spedito e stampato non appena ne avevo parlato nel video del laser. Questa parte praticamente convoglia l'aria generata, aspirata da questa ventola, e la manda su questa parte centrale, che poi viene convogliata su questo cilindro e viene sparata verso la parte bassa, cioè quella in cui si sta incidendo. Viene applicata facilmente così e si avvita sulla parte esterna della carcassa del modulo del laser. Fatto questo, ho la possibilità di ruotare il cilindro di prima per impostare e regolare il fuoco. Il fuoco è fondamentale per rendere più precisa l'incisione e di conseguenza è un sistema completo, solo che sono curioso di capire se è funzionale o meno. Di conseguenza ora vado a collegare tutti i cavi per lanciare un'incisione e vediamo se realmente raffredda l'area di lavoro. Andrò a fare questi test direttamente sul materiale che devo lavorare. Devo fare questa bomboniera e la vado a fare su un tranciato da 1 mm. Purtroppo non ne ho trovato di più spesso, avrei preferito. Il consiglio che mi ha dato quello che me l'ha fornito è incollarne due pezzi. Ok. Per ora vado a fare il test con uno. Poi vedo, se non mi piace ne incollo due.
Ho già acceso la ventola, ora devo andare a regolare il fuoco, per questo ho messo gli occhialini, e poi faccio un test con una prima incisione. Allora, regoliamo il fuoco. Ecco, questo è il segno del laser. Se io vado a muovere il fuoco, come vedete, si allarga, diventa come un tratteggio, non più un punto. Ora l'obiettivo è di rimpicciolire al massimo questo tratteggio fino a farlo diventare un punto. Più preciso è questo punto, più preciso sarà l'incisione. Quindi ora ci siamo, vado ad incollare il pezzo di tranciato, oppure posso mettere un peso qui sopra in modo che aderisca alla base del piano di lavoro, altrimenti, come vedete, se lo mollo si alza di qualche millimetro, non incide molto sul fuoco, perché comunque stiamo parlando di pochi millimetri, però più che altro vado a proteggermi il banco da lavoro. Sì, quello sì, invece metto un pezzo di legno sotto. Ecco qui. Ovviamente mi sono alzato di un centimetro abbondante, di conseguenza dovrei andare a regolare di nuovo il fuoco. Eccolo qua. Bene, ora metto un peso e possiamo fare i primi test, in cui andrò a dare una certa potenza al laser in modo tale che mi incida e non mi bruci tutta la parte esterna. Il getto d'aria lo sento, non è poi tanto potente, sentivo molto di più quello col mio vecchio compressore, però comunque sento che raffredda, quindi comunque un bel po' di aria sta finendo sulla parte che andrà a lavorare. Bisogna capire se sarà sufficiente. Tutto là. Bene, sono pronto a lanciare l'incisione. Ora vi spiegherò anche come ho diviso il programma, perché alcune incisioni le voglio ad una potenza, altre ad una potenza maggiore, perché se riesce mi taglia già il cerchio di misura. Quindi partiamo! Mentre il laser incide, lasciami ringraziare i Patreon presenti nel Patreon World. Grazie infinite ragazzi, e grazie anche al nuovo arrivato Paolo. Mi raccomando, tra un po' ci sarà il concorso a voi dedicato, quindi andate a commentare il post nella pagina Patreon. Bene, terminato. Allora, vediamo un po'. Intanto direi subito troppa potenza. Ora ho inciso a 500 milliwatt e un millimetro di rovere me lo ha perforato. La scritta è sì incisa, ma ha quell'ombreggiatura attorno sul bordo che dà l'impressione di essere bruciata. Questo perché il sistema di raffreddamento evidentemente non raffredda abbastanza. Una soluzione potrebbe essere avvicinare l'oggetto da incidere in modo che l'aria sia più forte, oppure provare il secondo sistema che voglio testare, cioè quello di un getto d'aria come quello che avevo realizzato l'altra volta con il compressore. Questa volta però utilizzando un compressore di un acquario. Prima però voglio provare a diminuire la potenza del laser. Ora sto incidendo a 500 milliwatt, voglio provare a 300. Facciamo sto test. Bene, andata anche la seconda. Allora, qui com'è? Insomma, intanto mi sono accorto che il laser ha perso passi in quest'asse qui, infatti non è perfettamente fluido, ora controllo, perdendomi il passo mi ha spostato tutta l'incisione. Per la potenza potrebbe andar bene, però ho anche allargato gli spazi tra le righe,
e non è un'incisione fatta granché bene. Di conseguenza, ora potrei avvicinare di più il pezzo di legno al laser. In questo modo l'aria che fuoriesce dal getto qui sarà sicuramente più fredda rispetto a quei 2 cm sotto che è ora. E successivamente facciamo l'altro test, quello con il getto d'aria lanciato dalla pompa dell'acquario. La spettata di questo. Ah, tra l'altro ragazzi, ne approfitto per dirvi un'importante novità. Il concorso WD40 Strade Leggendarie. In poche parole, dal 1 maggio al 31 ottobre, se vai sul sito wd40.it/concorso, potrai vincere ogni giorno con l'instant win ed inoltre partecipare all'estrazione del premio finale, cioè un viaggio per 2 persone in America nella leggendaria Route 66. Ma non è tutto, perché se vuoi raddoppiare le tue possibilità di vincere, bene, allora carica sempre nel sito del concorso una foto in cui utilizzi il WD40. Utilizza la tua creatività, non importa come la fai, l'importante è che tu faccia vedere come utilizzi il prodotto. Anzi, guarda, io lo faccio subito. Se non hai la possibilità di caricare subito la tua foto, non preoccuparti, potrai accedere al sito con le tue credenziali in un secondo momento e caricare successivamente la tua foto. Bene, visto che stiamo parlando di novità, non dimenticare di continuare a seguirmi, perché anch'io ho delle belle sorprese per te. E ora andiamo avanti con il test. Bene, questa volta ci siamo. L'incisione è venuta meglio. Secondo me brucia troppo in un punto nella B di ambra. Praticamente lì mi brucia un po' troppo. Proviamo a vedere se cambiando il sistema di raffreddamento migliora questa incisione, ma abbiamo almeno un buon punto di partenza. Wind southerly at about 15 with gusts of 25 miles an hour. Barometric pressure 30.00 and is right. Ragazzi, purtroppo secondo me non vale neanche la pena far partire il test. Questa pompa qui mi fa a malapena un filo d'aria, proprio. Facciamo un test per far spostare un po' di polvere, ma secondo me non vale niente. Ma per quello un pochino la soffia anche. Proviamo allora, dai. La pompetta è già accesa, ho dovuto indirizzare il tubetto dell'aria proprio nel punto esatto dove c'è il punto di bruciatura del laser che si è appena acceso, e vediamo se fa abbastanza aria da poter raffreddare la superficie di incisione. Eccola qui. Sembra andare bene. Ne approfitto, ecco quindi le foto dei maker di questo video, che sono Andrea, Ronald e un altro Andrea che mi ha inviato la sua faccia da maker. Se vuoi mandare anche tu la tua faccia da maker, inviala all'indirizzo email matley@gmail.com. Thank you.
Bene, test completato. Spengo qui così fa meno rumore e andiamo a vedere com'è il risultato. Beh, non ha raffreddato abbastanza, soprattutto nella parte del bordo in cui andava a massima potenza perché doveva tagliarmi il pezzo di legno, infatti me lo ha tagliato, però non ha raffreddato abbastanza, di conseguenza mi ha oscurato tutta la parte vicina all'incisione. Sì, basterebbe dare una leggera levigata, ma mi sa che la soluzione migliore è adottare questo canalizzatore d'aria. Ovviamente vi lascio il link in descrizione, non l'ho disegnato io, non l'ho stampato io, me l'ha stampato Marco, che lo ringrazio ancora. Bene maker, spero che anche questo video ti sia piaciuto. Ovviamente molti di voi non hanno il laser, però magari potrebbe arrivare qualche regalo in futuro, non lo so. Ad ogni modo, prendete questo video come una lezione da imparare, mettere da parte e tirare fuori al momento dell'occorrenza. Ora io mi rimetto a realizzare la bomboniera. Se volete vedere quel video, beh, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Cliccate sul link e seguite le istruzioni. Io vi invito a portare occhi nuovi nel canale, fategli scoprire questi progetti, queste lezioni, questi video e ricordategli che ogni sabato, o quasi, c'è il video di Matley. Ciao maker!